La dottrina segreta. Parte prima. L'evoluzione cosmica. Sette stanze tratte dal libro di Zian con commentari. Niente esisteva, né il cielo luminoso, né l'immensa volta celeste al di sopra delle nostre teste. Che cosa vi era per coprir tutto, per tutto proteggere, per tutto celare? Era forse l'abisso insondabile delle acque? Non esisteva morte, eppure niente era immortale, nessun limite fra il giorno e la notte. L'uno solo respirava senza soffio di per sé stesso. Dopo, nient'altro vi fu all'infuori di lui. Regnavano le tenebre e tutto al principio era velato in un'oscurità profonda, oceano senza luce. Il germe che dormiva ancora nel suo involucro sbocciò, quale natura una, sotto l'influenza del calore ardente. Chi conosce il segreto? Chi l'ha qui proclamato? Donde sorta questa creazione multiforme? Gli dei stessi vennero più tardi in esistenza. Chissà donde sorta questa immensa creazione, chi conosce ciò che le ha dato origine? Se la sua volontà creò o rimase muta, il più alto veggente che è nei cieli lo saprà. O forse non lo sa. Spingendo lo sguardo nell'eternità, prima della fazione del mondo, tu eri. E quando la fiamma sotterranea spezzerà la sua prigione e distruggerà la forma, tu sarai ancora come eri prima e non conoscerai il cambiamento quando il tempo non sarà più. O pensiero senza fine, divina eternità. Tratto dal Rig Veda. L'evoluzione cosmica dalle stanze di Zian. Stanza 1. L'eterna genitrice, ravvolta nelle sue vesti eternamente invisibili, era rimasta sopita ancora una volta per sette eternità. Il tempo non era, poiché giaceva dormente nel seno infinito della durata. La mente universale non era, poiché non vi era Ahi per contenerla. Le sette vie della beatitudine non erano. Le grandi cause del dolore non erano, poiché non vi era alcuno per produrle ed esserne preso. Le tenebre sole riempivano il tutto illimitato, poiché padre, madre e figlio erano nuovamente uno, ed il figlio non si era ancora risvegliato per la nuova ruota e per il suo pellegrinaggio su di essa. I sette sublimi signori e le sette verità avevano cessato di essere, e l'universo figlio della necessità era immerso in un parinaspanna, pronto ad essere esaltato da ciò che è e neppure non è. Niente esisteva. Le cause dell'esistenza erano state abolite, il visibile che fu e l'invisibile che è riposavano nell'eterno non essere, l'essere unico. Solo l'unica forma di esistenza si stendeva illimitata, infinita, incausata nel sonno senza sonni e la vita pulsava inconscia nello spazio universale attraverso quella onnipresenza che è percepita dall'occhio aperto di Dangma. Ma dove era Dangma quando la laia dell'universo era in Paramarta e la grande ruota era Anupadaka? Stanza 2. Dove erano i costruttori, i figli luminosi dell'aurora manvatarica? Nella tenebra ignota, nei loro Ahi Paranishpanna. I produttori della forma dalla non forma, la radice del mondo, Devamatri e Svabhavat, riposavano nella beatitudine del non essere. Dove era il silenzio? Dove gli orecchi per percepirlo? No, non vi era né silenzio né suono, niente salvo l'incessante alito eterno che non conosce se stesso. L'ora non era ancora scoccata, il raggio non aveva ancora dardeggiato nel germe.
la Matri Padma non era ancora divenuta turgida. Il suo cuore non si era ancora aperto per lasciare entrare il raggio unico e quindi cadere, come i tre né il quattro, nel grembo di Maya. I sette non erano ancora nati dalla trama di luce. Le tenebre sole erano padre e madre. Svabhavat e Svabhavat era nelle tenebre. Questi due sono il germe ed il germe è uno. L'universo era tuttora celato nel pensiero divino e nel seno divino. Stanza 3. L'ultima vibrazione della settima eternità freme attraverso l'infinitudine. La madre si gonfia espandendosi dall'interno all'esterno come il bocciuolo del loto. La vibrazione trascorre, toccando con la sua rapida ala l'intero universo ed il germe che dimora nella tenebra, la tenebra che alita sulle sopite acque della vita. La tenebra irradia la luce e la luce lascia cadere un raggio solitario nelle acque, nella profondità madre. Il raggio dardeggia attraverso l'uovo vergine. Il raggio causa un fremito nell'uovo eterno ed esso lascia cadere il germe non eterno che si condensa nell'uovo del mondo. I tre cadono nei quattro. L'essenza radiante diventa sette all'interno e sette all'esterno. L'uovo luminoso, che in se stesso è tre, si coagula e si espande in grumi biancolatte per tutte le profondità della madre, la radice che cresce negli abissi dell'oceano della vita. La radice rimane, la luce rimane, i grumi rimangono. E ancora Oeao è uno. La radice della vita era in ogni goccia dell'oceano dell'immortalità e l'oceano era la luce radiante, la quale era fuoco e calore e moto. La tenebra svanì e non fu più. Essa disparve nella propria essenza, il corpo di fuoco ed acqua del padre e della madre. Mira, Olanu, il radioso figlio dei due, l'incomparabile gloria fulgente, lo spazio brillante, figlio dello spazio tenebroso che emerge dalle profondità delle grandi acque tenebrose. Eaoeao, il più giovane, il... Egli riluce come il sole, egli è il divino drago fiammeggiante della sapienza. Leka è Katur, e Katur prende a sé Tri, e l'unione produce i Sapta, i cui sono i sette, che divengono i Tridasha, le osti e le moltitudini. Miralo alzare il velo e dispiegarlo dall'Oriente all'Occidente. Egli chiude fuori il di sopra e lascia il di sotto visibile quale la grande illusione. Egli segna i posti per i risplendenti e tramuta il superiore in un mare di fuoco senza rive e l'uno manifestato tramuta nelle grandi acque. Ov'era il germe e dov'era ora la tenebra? Dov'è lo spirito della fiamma che arde nella tua lampada, Olanu? Il germe è quello, e quello è luce, il bianco figlio brillante dell'oscuro padre nascosto. La luce è fiamma fredda, e fiamma è fuoco, e fuoco produce calore, il quale dà acqua, l'acqua di vita nella grande madre. Padre madre tesse una tela, il cui lembo superiore è fissato allo spirito, la luce della tenebra una e l'inferiore al suo estremo oscuro, la materia. E questa tela è l'universo, intessuto delle due sostanze fatte in una, la quale è Svabhavat. La tela si espande quando l'alito del fuoco gli è sopra, si contrae quando l'alito della madre lo tocca. Allora i figli si disgiungono e si disperdono per ritornare nel seno della loro madre, alla fine del grande giorno e ridiventare poi uno con lei. Quando si raffredda, diventa radiante. I suoi figli si espandono e si contraggono in se stessi e nei propri cuori. Essi abbracciano l'infinito. Allora Svabhavat manda Foat a consolidare gli atomi. Ognuno è una parte della tela. Riflettendo come uno specchio, il Signore che esiste di per sé, ognuno a sua volta, diviene un mondo. Stanza 4.
Ascoltate, o figli della terra, i vostri istruttori, i figli del fuoco. Imparate che non vi è né primo né l'ultimo, poiché tutto è un numero, emerso dal non numero. Imparate ciò che noi, discendenti dai sette primordiali, noi nati dalla fiamma primordiale, abbiamo imparato dai nostri padri. Dal fulgore della luce, il raggio dell'eterna tenebra, balzarono nello spazio le energie risvegliate, l'uno dall'uovo, i sei e i cinque. Quindi i tre, l'uno, i quattro, l'uno, i cinque, i due volti sette, la somma totale. E questi sono le essenze, le fiamme, gli elementi, i costruttori, i numeri, gli arupa, i rupa e la forza o uomo divino, la somma totale. E dall'uomo divino emanarono le forme, le scintille, gli animali sacri ed i messaggeri dei padri sacri entro i quattro santi. Questo era l'esercito della voce, la divina madre dei sette. Le scintille dei sette sono sottoposte serventi del primo, del secondo, del terzo, del quarto, del quinto, del sesto e del settimo dei sette. Queste sono chiamate sfere, triangoli, cubi, linee e modellatori, poiché così sta l'eterno Nidana, Lo-i-ha-hou. Lo-i-ha-hou, che è tenebra, l'illimitato o il nun numero, la di Nidana, Svabhavat, il simbolo del cerchio, la di Sanat, il numero, perché egli è uno. La voce della parola, Svabhavat, i numeri, perché egli è uno e nove. Il quadrato senza forma. E questi tre, racchiusi dentro il cerchio, sono i sacri quattro e i dieci sono l'universo Arupa. Indi vengono i figli, i sette combattenti, l'uno, l'ottavo lasciato fuori ed il suo alito che è il fattor della luce. Poi i secondi sette che sono i Lipika, prodotti dai tre. Il figlio reietto è uno. I figli soli sono innumerevoli. Stanza 5. I sette primordiali, i primi sette aliti del drago di sapienza, producono alla loro volta dai loro santi aliti roteanti lignee o turbine. Essi fanno di lui il messaggero della loro volontà. Il Ziu diviene Foat, il rapido figlio dei figli divini, i cui figli sono i Lipika, corre in combenze circolari. Foat è il corsiero ed il pensiero ed il cavaliere. Egli passa come il fulmine attraverso le ignee nubi. Egli fra tre e cinque sette passi attraverso le sette regioni di sopra e le sette di sotto. Egli alza la sua voce e chiama le innumerevoli scintille e le unisce insieme. Egli è lo spirito che le guida e le dirige. Quando comincia a lavorare, egli separa le scintille del regno inferiore che ondeggiano e fremono di gioia nelle loro dimore radianti e ne forma i germi delle ruote. Egli le colloca nelle sei direzioni dello spazio ed una nel mezzo, la ruota centrale. Foat traccia linee spirali per unire la sesta e la settima, la corona. Un esercito di figli della luce sta a ciascun angolo, i Lipika della ruota mediana, ed essi dicono: questo è buono. Il primo mondo divino è pronto. Il primo, il secondo. Allora il divino Arupa si riflette in Chaya Loka, il primo vestimento di Anupadaka. Foat fa cinque passi e costruisce una ruota alata ad ogni canto del quadrato per i quattro santi e i loro eserciti. I Lipika circoscrivono il triangolo, il primo il cubo, il secondo e il pentacolo dentro all'uovo. E l'anello, chiamato non passare, per coloro che discendono e ascendono, che durante il kalpa progrediscono verso il gran giorno, sii con noi. E così furono formati la rupa ed il rupa. Dall'una luce sette luci, da ognuna delle sette sette volte sette luci. Le ruote vigilano l'anello. Stanza 6. Per la potenza della madre di misericordia e di sapienza Kuan Yin, il triplo di Kuan Shai Yin che risiede in Kuan Yin Tien,
Fo'at, l'alito della progenie, il figlio dei figli, avendo fatto uscire dall'abisso inferiore la forma illusoria di Xian Chan e i sette elementi. Il rapido e radiante produce sette centri Laia, contro i quali niuno prevarrà fino al gran giorno, sii con noi, e assiede l'universo su queste fondamenta eterne, circondando Xian Chan con i germi elementari. Dei sette, prima uno manifesto, sei celati, due manifesti, cinque celati, tre manifesti, quattro celati, quattro mostrati e tre nascosti, quattro ed uno zan rivelati, due e un mezzo celati, sei da essere manifestati, uno messo da parte. Finalmente sette piccole ruote che girano, una dando origine all'altra. Egli le costruisce a rossomiglianza delle ruote più antiche, collocandole sui centri imperituri. Come le costruisce Fo'at? Egli raduna la polvere ignea, egli fa globi di fuoco, corre attraverso e intorno a loro, infondendovi la vita, indi li mette in moto, alcuni in un modo e altri in un altro. Essi sono freddi, ed egli li fa roventi. Sono asciutti, e lui li rende umidi. Essi brillano, egli ventilandoli raffresca. Così agisce Fo'at da un crepuscolo all'altro durante sette eternità. Al quarto, ai figli è detto di creare le loro immagini. Un terzo rifiutano, due obbediscono. La maledizione è pronunziata. Essi nasceranno nella quarta, soffriranno e faranno soffrire. Questa è la prima guerra. Le ruote più antiche rotearono in basso ed in alto. Gli uovoli materni riempivano il tutto. Vi furono battaglie combattute fra i creatori e i distruttori e battaglie combattute per lo spazio. Il seme appariva e riappariva continuamente. Fai i tuoi calcoli, Olanu, se vuoi sapere l'età precisa della tua piccola ruota. Il suo quarto raggio è la nostra madre. Raggiungi il quarto frutto del quarto sentiero di sapienza che conduce al nirvana e comprenderai, perché vedrai. Stanza 7. Ecco il principio della vita in forma senziente. Prima il divino, l'uno dallo spirito madre, poi lo spirituale, i tre dall'uno, i quattro dall'uno, ed i cinque dai quali i tre, i cinque ed i sette. Questi sono i triplici e i quadrupli discendendo, i figli della mente del primo signore, i sette risplendenti. Sono essi che sono te, io, egli, Olanu, essi che vegliano su di te e su tua madre Bumi. Il raggio uno moltiplica i raggi minori, la vita procede la forma e la vita sopravvive all'ultimo atomo. Attraverso gli innumerevoli raggi, il raggio della vita, l'uno, come un filo attraverso molte perle. Quando l'uno diventa due, il triplice appare ed i tre sono uno. Ed è il nostro filo, Olanu, il cuore della pianta uomo, chiamata Saptaparna. È la radice che non muore mai, la fiamma trilingue dai quattro lucignoli. I lucignoli sono le scintille che traggono dalla fiamma trilingue scoccata dai sette, la loro fiamma, i raggi e le scintille di luna riflessa nelle acque correnti di tutti i fiumi della terra. La scintilla è attaccata alla fiamma con un sottilissimo filo di Fo'at. Essa viaggia attraverso i sette mondi di Maya, si ferma nel primo ed è un metallo ed una pietra, passa nel secondo ed ecco una pianta. La pianta passa attraverso sette cambiamenti e diviene un animale sacro. Dalla combinazione degli attributi di questi, Manu, il pensatore, è formato. Chi lo forma? Le sette vite e la vita una. Chi lo completa? Il quintuplice là. E chi perfeziona l'ultimo corpo? Il pesce, il peccato e Soma. Dal primogenito il filo, fra il guardiano silenzioso e la sua ombra, diviene più forte e raggiante con ogni cambiamento. La luce del sole mattutino è divenuta la gloria del meriggio. Questa è la tua ruota attuale, disse la fiamma alla scintilla.
tu sei me stessa, la mia immagine e la mia ombra. Mi son rivestita di te e tu sei il mio Vahan fino al giorno. Sii con noi. Quando tu ridiverrai me stessa ed altri, tu stessa e me. Allora i costruttori, indossate le loro prime vestimenta, discendono sulla terra radiosa e regnano sugli uomini che sono loro stessi. Così, a termine questa parte della narrazione arcaica, oscura, confusa e quasi incomprensibile. Sarà in seguito fatto un tentativo per proiettare luce in questa oscurità e rendere comprensibili queste frasi che sembrano apparentemente senza significato. Le stanze di Zian continueranno con i commentari nel prossimo video.